La mia presentazione, come vi ha già detto chi mi ha introdotto, farò dei brevi commenti sulle novità della normativa che è entrata in vigore da poco tempo, la NTC 2018. So che stamattina già l'intervento di GRP che già ha parlato di qualche aspetto, quindi io parlerò soltanto di alcuni aspetti, dei tanti. E poi farò un'ultima parte di questa presentazione in cui guarderemo taluni aspetti legati invece al discorso del sisma bonus, sempre incrociandoli con le novità della normativa 2018, perché come vedremo le novità della normativa 2018 sono basate su alcuni aspetti del sisma bonus, perché il gruppo di lavoro che ha dato vita alle linee guida del sisma bonus è lo stesso che poi si è preoccupato anche di lavorare sull'evoluzione della normativa e quindi sull'NTC 2018. Allora, cominciamo con questa prima parte, quindi, che riguarderà l'evoluzione della normativa. Solo per dire velocemente, come tutti voi sapete, che la normativa che noi definiamo NTC 2018 in realtà si chiama decreto del Ministero delle Infrastrutture il 17 gennaio 2018, sono state pubblicate il 20 di febbraio 2018 in Gazzetta Ufficiale, quindi sono entrate in vigore il 22 marzo, perché come sapete occorre un mese affinché vadano in vigore dopo la pubblicazione. Le NTC sono composte da un decreto che è articolato in 12 capitoli più 3 articoli che però diciamo raccontano sotto forma di legge quello che solitamente viene fatto, quindi come preambolo, e c'è una circolare che in realtà non ancora c'è la circolare. Quando ci sarà questa circolare? Non si sa. Sapete che anche le NTC 2018 hanno avuto un parto difficile, sono venute 10 anni dopo le NTC 2008, sapete anche che in realtà il gruppo di lavoro che si è occupato della revisione delle norme era già pronto nel 2012, poi c'è stata un'altra revisione e si era pronti nel 2014, infatti prima si dovevano chiamare NTC 2012, poi NTC 2014. Ci sono voluti 4 anni per raccogliere i pareri, quindi in sintonia con quelle che sono le tempistiche italiane, si è arrivata dopo i 10 anni alle NTC 2018. Adesso speriamo di avere in tempi un po' più brevi la circolare. In questa mia presentazione richiamerò capitolo per capitolo le norme, ma semplicemente per semplificare diciamo, la mia presentazione, e vedremo alcune differenze. Naturalmente io ne dirò soltanto alcune, ce ne stanno tante altre, alcune sono più significative di altre, alcuni aspetti non li toccherò perché secondo me ci sono persone più titolate di me a parlare di certi aspetti, quindi diciamo parlerò di quello che mi è saltato più all'occhio, questo voglio dire. Se guardiamo il primo capitolo, quindi quello che si chiama stati limite, dove si parla dei coefficienti parziali, forse si vede male, però cercherò di illustrarvi io il senso. Questa è la tabellina dei coefficienti parziali, quindi quelli che noi chiamiamo gamma, no? I coefficienti amplificativi dei carichi. Come tutti voi sapete, non ci sono solo coefficienti amplificativi, cioè quindi quel famoso 1,3, 1,5, 1,5, a seconda se il carico che andiamo a amplificare è G1, G2 o QK, ma ci sono anche coefficienti deamplificativi, perché nel rispetto di quella che è la combinazione dei carichi, in taluni casi se tu togli il carico hai una maggiore sollecitazione. E se vi ricordate, i carichi permanenti non strutturali G2 avevano come coefficiente sfavorevole 0, quindi 1,5 è 0. Adesso non c'è più, si vede male, mi dispiace, ma era presente qua, non c'è più lo 0, c'è 0,8. E come dire, il senso dello 0 qual è? Si dice, attenzione, il G2 potrebbe non esserci per qualche motivo. G2 per un solaio è naturalmente il pavimento, insomma tutto quello che sottofondo eccetera. Si diceva prima che ci poteva essere una condizione in cui questo probabilisticamente questo pavimento poteva non esserci. Questa cosa è stata tolta,
coefficiente può essere minore dell'1,5, ma al massimo può scendere a 0,8. Questo non è una novità da poco, perché naturalmente è una novità prima di tutto concettuale, però nella pratica è una novità che cambia la sostanza dei calcoli. Naturalmente qua parliamo di combinazioni per carichi verticali. Altra novità nella definizione, questa è quella della tabellina delle categorie, quindi quella che prevede ambiente uso residenziale eccetera eccetera, c'è una migliore definizione della categoria H, quella che si chiama copertura. Lo leggo anch'io qua, insomma la H è stata diversificata in coperture cosiddette accessibili per sola manutenzione, ma poi è stata aggiunta una voce importante che prima non c'era, categoria K, che si chiama categoria per usi speciali, e tra parentesi si chiama questi usi speciali impianti e i porti. Sembra una banalità, ma prima non c'era una categoria di questo tipo, cioè eppure diciamo, ci sono come categorie, era da prevedere questa categoria, quindi è stata aggiunta questa categoria cosiddetta K. Un'altra rivoluzione è questa: non c'è più il paragrafo delle verifiche alle tensioni ammissibili. Io da studente ho fatto l'esame di tecnica delle costruzioni forse intorno agli anni 2000, e il nostro progetto fatto col professore Mazzolani, forse qualcuno di voi se lo ricorda, il progetto si faceva alle tensioni ammissibili e agli stati minimi. Quindi io come qualcuno di voi sa di cosa parliamo, però le tensioni ammissibili poi sono andate scomparendo, già non erano presenti nell'OPCM, già non erano presenti nell'ETC, se non con questo paragrafo su cui ho messo una croce. Adesso questo paragrafo è scomparso, cioè il metodo delle tensioni ammissibili dopo 100 anni scompare, non si può applicare più nessuna condizione, nemmeno come era prima nelle zone 4, quindi quella bassa, non c'è più questo paragrafo. Ripeto, dopo circa 100 anni dalla sua introduzione, questa è una novità storica, non c'è più questo paragrafo. Poi altre differenze, diciamo così, un po' più lievi, ma ve le dico soltanto velocemente: viene introdotto il coefficiente ITA, che in realtà già è presente, che è quel coefficiente che diventa 1 su Q quando si passa dallo spettro elastico allo spettro di progetto. Si dice in maniera specifica, perché questo era stato motivo, diciamo, un po' di confusione, che questo ITA si pone pari a 1 quando si fa l'analisi statica non lineare, quindi la famosa push-over. E quindi si esplicita questa condizione, che in certi casi va meglio? Così? O così ci addormentiamo proprio? Così rischio di non vedere chi si addormenta. No, forse meglio accenderlo. Meglio accenderlo. No, io mi preoccupo più che altro, diciamo, che appunto uno si sforza per guardare lo schermo. No, così vediamo bene. Mi pare che non vada meglio di così, come ho capito. Ok, andiamo avanti, cercherò di raccontarvi la cosa e di non tediarvi. Un'altra novità, anche questa io la riporto come novità importante perché è soprattutto concettuale: la velocità, l'azione del vento. Ci sono due grosse novità per le azioni, quella del vento e poi vedremo quella della neve. Sul vento è stato introdotto il concetto di periodo di ritorno, perché come sapete noi valutiamo le azioni che non sono legate all'uomo, quindi aleatoriche, attraverso un concetto di periodo di ritorno. Ogni quanto tempo quell'azione che stiamo mettendo l'applicando sulla struttura ritorna? Col vento non c'era, era indicata un 50 anni. Uguale per tutti. Adesso nella formula, dopo, come c'è un coefficiente cerchiato in rosso che si chiama, che è un coefficiente che richiama in sé questo aspetto. Poi l'altro cerchietto che vedete qua è che l'ultimo coefficiente, quello che si chiama K con 0,
è cambiato, vedete che l'ordine di grandezza non si trova, cioè è circa 10 volte più grande, ma non perché si è aumentato, diciamo, l'azione del vento, ma perché è messo sotto un'altra forma, per cui il risultato è sempre lo stesso. Ok, quindi se vedete un coefficiente che è addirittura forse più di, sì, 40 volte più grande, e non perché l'azione del vento sia diventata 40 volte più grande, ma perché, ripeto, il calcolo entra in altri coefficienti, per cui l'azione alla fine viene sempre la stessa. Però è stato introdotto questo importante criterio concettuale. Però la cosa più importante che vi volevo chiedo dire, scusi, il periodo di ritorno è rimasto sempre 50 anni col vento? No, c'è la possibilità di scegliere un periodo di ritorno diverso, quindi è stato introdotto questo importante. In aumento o in diminuzione? A discrezione. A discrezione. Allora c'è questa frase qua, quindi a questo punto ve la leggo. La velocità di riferimento V con V, e questa è basata normalmente sui 50 anni, però si possono anche considerare azioni cosiddette transitorie, quindi per situazioni che sono individuate dal professionista come su costruzioni che sono provvisorie. Quindi voi dite una condizione particolare durante la fase di realizzazione della struttura, io posso indicare un'azione e poi questa azione diviene diversa durante la fase di uso della struttura. Questo è il senso, viene data più libertà, diciamo così, al professionista di voler intendere questa cosa. Tutto questo è rappresentato da questo coefficiente C con T, in cui il massimo non compare, comunque in questo coefficiente C con T compare T con R, che è il classico simbolo del periodo di ritorno. Quindi qua entra questo concetto del periodo di ritorno. Ma a parte l'azione del vento, che è cambiata, diciamo, dal punto di vista filosofico, concettuale, attraverso l'introduzione di questo aspetto, secondo me la cosa più importante che è stata modificata è l'azione della neve. Non so se sapete che, cioè lo sapete, ma non so se ve ne siete accorti, essendo l'Italia divisa nelle famose zone, no? Zona 1, zona 2 e zona 3, se vedete quella cartina dell'Italia che era presente con le tre diverse zone e la rivedete adesso sulla nuova norma, a parte che è ancora sfocata, e questo, diciamo, non capisco come si possa ancora attaccare nel 2018 una figura che non si stampa bene, però questo è un commento che mio personale. L'unica novità che trovate è che è colorato un po' più scuro la provincia di Avellino e Benevento, ma non perché abbiano cambiato colore, perché hanno cambiato la categoria di appartenenza. Non è Benevento e Avellino, non sono più in zona 3, ma sono in zona 2, e lo vedete da quel circoletto sotto, vedete le province che sono in NTC 2008, zona 3, vedete, sopra NTC 2018 vedete che le stesse province adesso sono in zona 2. Che significa questo? Qua c'è un problema, perché è cambiata la zona, perché se vi ricordate, anzi lo vedete qua sotto, legati alla zona c'è anche il carico da vento e la sua determinazione attraverso le varie formule. C'è un valore legato anche qua alla probabilità dell'evento, poi c'è un alfa, se vi ricordate, legato alla inclinazione della copertura. Io ho fatto un esempio per darvi dei numeri, ho pensato ad un carico da neve sull'hotel, quindi dove ci troviamo adesso. Ho visto la quota a cui siamo adesso, a cui sta l'hotel, perché come sapete il carico da neve dipende anche dalla quota. Se confrontate l'NTC 2008 e l'NTC 2018 vedete che si passa a 0,48 kN a metro quadro, ho considerato una falda inclinata con una inclinazione di 20 gradi, vabbè questo non c'entra niente, passate da 0,48 a 0,80. Mamma mia, si montagna l'hotel. Quindi c'è un incremento del 67%. Professore, ma questo è legato solo alle due province, Avellino e Benevento? Allora, io ho visto, non ho confrontato tutte le tabelle, però se lei guarda
lo posso anche far vedere. Se lei guarda la cartina dell'Italia, quella dove si vedeva appunto la divisione in tre zone, la prima cosa che nota è sono tutte uguali, tranne una piccola parte della Campania che è diventata nera, cioè più scura. E allora mi è saltato subito all'occhio, ho detto qualcosa è cambiato qua, poi sopra, vi dico la verità, non so se anche altro è cambiato. Però per Benevento ed Avellino effettivamente c'è questo passaggio dalla zona 3 e la zona 2. Questo passaggio però è avvenuto a parità di formule, cioè il calcolo si fa sempre lo stesso, quindi a differenza del vento in cui è cambiato il calcolo concettuale, ma l'entità del vento più o meno è rimasta tale. Le spinte sono quelle. Le spinte sono quelle. Per quanto riguarda la neve, c'è un incremento di carico. Quindi oggi, se voi volete progettare provincia di Avellino o Benevento, per carico verticale dovete considerare un carico che comincia a diventare importante. Certo. 0,80. Naturalmente è importante rapportato agli altri carichi, però se voi state pensando a una copertura non praticabile, per cui dovete applicare, come sapete, un carico di 0,50 kN al metro quadro, famosi 50 kN al metro quadro, carico da neve 0,80 diventa importante. 250. Ripeto, 67% di piani. E questo è il calcolo che viene fatto considerando un'altitudine bassa. Io qua, se non ho sbagliato, mi dava su Google Earth 100 metri sul livello medio mare. Se aumenta la quota, e ci sono delle zone no, più in alta collina, diciamo così, questo divario, questo aumento del carico cresce ancora. Quindi questa è un'importante novità. Ok? Altra novità, andando sempre come vedete per capitolo, quindi siamo arrivati al 4, quindi dovete avere pazienza, dobbiamo arrivare a 11, però alcuni capitoli li salto, quindi sarò più veloce. Beh, qua la famosa tensione tangenziale, quella là per calcolare l'aderenza tra barra di acciaio e calcestruzzo, quindi la forza con cui che serve per sfilare la barra di acciaio dal blocco di calcestruzzo, è stata modificata anche qua concettualmente, ma semplicemente è stato introdotto un coefficiente che prima si chiamava ITA, adesso è stato sdoppiato in due coefficienti, ma non cambia assolutamente niente. Ed è stato fatto perché l'eurocodice fa così. Concettualmente questi coefficienti rappresentano meglio quelli che sono gli elementi che entrano in gioco quando c'è il problema dell'aderenza. E quindi, vabbè, insomma, anche qua è stato concettualmente migliorata la formula, ma il risultato è esattamente lo stesso, tanto è vero che per farvi sinteticamente capire, uno dei due coefficienti si dice è pari a 1, quindi è chiaro che se uno è pari a 1 non cambia niente sul risultato. Un'altra novità secondo me significativa che ha introdotto la nuova norma e che è presente sempre nel capitolo 4 è la possibilità di andare a assumere per il calcestruzzo, questo è il famoso diagramma, diagramma parabola rettangolo, no? C'è la possibilità di considerare un diagramma parabola rettangolo, quindi tenso deformativo per il calcestruzzo, confinato. Questo secondo me è un aspetto importante, perché come si vedrà, come farò vedere velocemente, alcune verifiche che la nuova norma richiede sono soprattutto legate alla duttilità. E naturalmente quando si parla di duttilità di elementi di cemento armato, siccome i materiali sono due, acciaio e calcestruzzo, il problema sta sul calcestruzzo che non è duttile, che l'acciaio ha duttilità molto più elevata del calcestruzzo. Quindi se noi troviamo il modo di rendere il calcestruzzo più duttile, diciamo, in senso con le virgolette più duttile essendo un materiale fragile, ma se lo riusciamo a far diventare più duttile, noi riusciamo ad ottenere, ad avvicinarci più facilmente verso il soddisfacimento di queste verifiche di duttilità. E quindi la norma ti permette sotto certe condizioni di assumere un diagramma parabola rettangolo con un'escursione in campo plastico, quindi una epsilon molto più elevata del classico 3,5 per 1000, ricordate che è il valore ultimo che noi assumiamo nei nostri diagrammi. Ma come si ha questa duttilità, questo confinamento nei pilastri? Si ha attraverso le staffe. Quindi oggi le staffe, fatte come la norma dice, quindi con il classico chiusura no, a 135 gradi,
sono staffe che per norma sono capaci di dare un confinamento. Quindi voi potete assumere questo diagramma. Ripeto, assumerlo assume, scusate il gioco di parola, un importante significato per queste verifiche di utilità che la norma ci obbliga a fare. Ok? Anche questa introduzione del calcestruzzo confinato, diagramma sigma epsilon calcestruzzo confinato, è in linea con l'eurocodice che già lo prevedeva. Poi su questo non mi soffermo perché ho visto sulla lavagna là che l'ingegnere Pica forse l'ha detto stamattina, c'è la famosa verifica di duttilità della sezione, cioè si vede quando la sezione effettivamente abbia un comportamento duttile. Attraverso il calcolo, il tracciamento di, quel diagramma momento curvatura che vi ha fatto vedere l'ingegnere stamattina, questa è la formula, anche questa che derivante dall'eurocodice, ma diciamo non mi soffermo più di tanto su questa verifica perché, ripeto, non è una novità concettuale, è soltanto un'introduzione, un'integrazione che viene presa pari pari dall'eurocodice. Invece un'altra novità importante secondo me è quella delle costruzioni in legno. Come vedete io spazio molto cercando soltanto di dare certi elementi. Perché c'è una novità? Perché secondo me, questa è la tabellina che ripropone le varie tipi di elementi in legno che si possono usare, perché è stata introdotta una riga, quella con il riquadro rosso, che si chiama pannelli di tavole incollate e strati incrociati. Qual è questa categoria? È l'X-LAM, che come sapete insomma, ha avuto un boom di applicazioni ed è stato finalmente introdotto in normativa, prima non era presente. È stata anche introdotta una cosa, una cosiddetta colonna B, la vedete qua, questi sono i coefficienti riduttivi delle resistenze. In pratica la norma dice, siccome questi coefficienti sono molto alti, perché qua parliamo di 1,50, 1,45, la norma dice che se il prodotto appartiene a una filiera che ha già subito dei controlli della produzione, è possibile ridurre questi coefficienti, però se vedete la prima colonna si passa da 1,50 a 1,45, quindi questa riduzione che si ha non è significativa, però un inizio, si sta cominciando anche qua ad andare verso un'indicazione di riduzione del coefficiente di sicurezza, perché si ha una maggiore sicurezza nel processo di produzione, una maggiore conoscenza del processo di produzione. Andiamo direttamente al capitolo 7, perché semplicemente per farvi vedere che i gamma RD, che sono i coefficienti amplificativi che noi applichiamo quando facciamo le diverse verifiche per situazioni sismiche, sono stati racchiusi in una sola tabella. Se vi ricordate, prima erano sparsi sui vari capitoli, sono stati messi in un paragrafo, come giusto che sia, che si chiama fattori di sovraresistenza gamma RD. E vedete quindi in questo paragrafo ci sono i gamma RD per classe utilità alta e classe utilità bassa a seconda della verifica che sto facendo. Se io sto verificando le travi a taglio, leggerò per classe utilità alta 1,20, per classe utilità bassa 1,10 e così via per le altre 1000 situazioni che posso avere, strutture prefabbricate, per strutture in legno, strutture in acciaio composto acciaio calcestruzzo e così via. Al capitolo 7 c'è secondo me anche qui una frase che era stata preannunciata e che secondo me è importante. La frase è sottolineata in rosso sia nel primo riquadro che nel secondo riquadro. Nel primo riquadro la leggo insieme a voi. La capacità degli elementi non strutturali, quindi parliamo di elementi secondari, non degli elementi portanti, compresi gli eventuali elementi strutturali che li sostengono e li collegano tra loro, deve essere maggiore della domanda sismica. Cioè per la prima volta la normativa chiarisce che c'è da fare una verifica anche sugli elementi non strutturali. Questo lampadario che sta qua, che diciamo è bellissimo, però fa un po' paura perché incombe sulla testa di qualcuno, va verificato. Secondo norma va verificato. Come vanno verificati questi... le casse che stanno là sopra. Io vorrei detto
e anche il proiettile. Ah. Ah, questo no, che sta qua, però il proiettile se fosse appeso. La frase, l'altra frase che pongo la vostra attenzione è quella che sta sotto nel secondo riquadro. A meno di contrarie indicazioni della legislazione nazionale di riferimento, eccetera, eccetera, è responsabile il produttore e l'installatore. Invece, lo strutturista è responsabile degli orizzontamenti, delle tamponature, dei tramezzi su cui si ancorano gli impianti. Che significa? Significa che io, questa luce che sta qua, forse sta sul pilastro, comunque se fosse una tamponatura, io progettista sono responsabile dell'elemento, ma non di come viene fissato là, ed è l'installatore che invece lo fa. Viene introdotto quindi il corpo. Noi dobbiamo dare un massimo carico alla tamponatura, al ribaltamento, per i carichi messi a sbalzo. Esatto. Infatti sta scritto qua sotto: è compito del progettista della struttura individuare la domanda. Cioè il progettista deve individuare quale carico rappresenta quella cosa appesa. Però poi l'installatore certificherà quello che ha fatto. Questa era già nell'aria questa cosa, cioè si sapeva che si sarebbe dato per la prima volta importanza all'installatore, cioè colui che fa queste cose. Infatti poi si sta muovendo molto questo mondo, non tanto diciamo dei fari appesi, ma appunto dei proiettori, di tutto quello che fa degli schermi, perché tutte queste persone, questi installatori, devono certificare, devono dare devono dare delle istruzioni su come devono essere montate queste cose, istruzioni basate su dei calcoli e delle sperimentazioni. Prego. Sì, buonasera. Sembra più che altro essere la radio di coscienza della normativa, ma su se stessa, perché questo calcolo presuppone un livello di contestazione così definito a livello architettonico e anche di appello, e poi di fatto nella pratica non devo permessi di costruire. Stava un accento e un quattro. Poi che più burbolendo non saprei dove farlo, a meno che non abbia degli esempi architettonici così. Lei ha perfettamente ragione, però noi lo dobbiamo guardare in un contesto diverso, nel senso che noi abbiamo fatto l'esempio della luce, va bene, questo per capirci. Però a volte ci sono situazioni in cui il calcolo del singolo elemento non strutturale diventa più importante di quello strutturale. Vi spiego un esempio. Oggi sono molto di moda nei palazzi, nei grattacieli, nei palazzi alti, le vetrate esterne, no? Quelle a tutta altezza. Il calcolo di quel vetro, di quei vetri, di quella struttura, non era fino ad ora definito in norma, cioè l'obbligo di farlo. Diversamente invece lo viene fatto su questo, perché là c'è appunto il concetto di non strutturale, di produttore, eccetera. Eppure se cade, se si stacca un vetro di quelle dimensioni, che ha dimensioni ampie, no? Parliamo di metri, di un metro e mezzo, due metri, un metro e mezzo, due per due, poi sono vetri spessi, quindi pesanti, e cade da un'altezza importante, là altro che diciamo terremoto, là il danno è importante. Quindi è vero quello che dice lei, sicuramente ci sono dei casi in cui è inapplicabile questo che dice la norma, quindi il criterio di progettazione degli impianti, però ci sono anche degli altri casi, ed è quello che il normatore ha voluto segnalare, in cui si doveva mettere un po' d'ordine, perché altrimenti appunto ognuno faceva di testa propria. Perché quando, ritorno all'esempio delle facciate in vetro, perché mi occupo anche di questo come sperimentazione, quando voi fate una facciata di 20 metri in vetro e alluminio, vetro acciaio, sto facendo una struttura, eppure è considerata elemento secondario, non strutturale, perché c'è poi la struttura in acciaio, cemento armato, dove viene agganciata, che è l'elemento strutturale principale. E quello viene già calcolato, e quello è calcolato. Ma io da quello che percepisco, il produttore certifica però l'installazione, attenzione, cioè lui dice che tu devi mettere quattro perni, per semplificare,
quattro fisce per mantenere la struttura portante. Però la capacità, cioè la domanda, quindi quanto carico porta quella struttura, lo fa comunque l'ingegnere, perché dipenderebbe dalla struttura. Ma però il modo in cui montarla, te lo dice il certificatore, anche è la struttura della calcola lui, anche la struttura della vetrata la fa lui. Anche la struttura la fa lui. La fa lui, non è la struttura. Questo siamo arrivati al limite che il vaso sul davanzale è un problema. Sì, è così. Rientra in quel concetto di elementi strutturali secondari o non strutturali. Come si fissa? Che oggi però, a parte il vaso che naturalmente è un esempio, è un vero problema. Cioè se voi fate mente locale, dal punto di vista sismico, sugli elementi strutturali principali, cose che non sappiamo praticamente nulla, cioè sappiamo tutto, il loro comportamento c'è noto. Una struttura progettata, una struttura nuova progettata con le nuove norme, ma non solo del 2018 ma anche del 2008, sottoposta a un sisma, a meno che il sisma non sia stato abbondantemente sottovalutato come intensità, ma quale problema può dare? Il problema sono gli elementi non strutturati. Una balconata, un vaso, anche il vaso, ma insomma tutto ciò che sta. Però è importante, legato. Per esempio. E i danni sul non strutturale, chiedo scusa, dal punto di vista economico, oggi sono stimati come molto più rilevanti rispetto al danno sul strutturale. Sempre facendo un esempio per capirci meglio, noi abbiamo fatto l'esempio della luce, del vaso, eccetera. Però sul non strutturale, in un ospedale, c'è tantissimo. Anzi, dal punto di vista economico, è la stragrande maggioranza. Tipo 90% non strutturale e 10% strutturale. Quindi a quel punto è chiaro che il normatore deve dire, attenzione, lo strutturale ormai tu sai come si fa, ma tu devi guardare al nostro strutturale, perché se è vero che c'è un terremoto sull'ospedale e l'ospedale non subisce nessun danno se è stato ben progettato e quindi può ritornare subito a fare il suo dovere, ma se si stacca il tubo dell'impianto che porta l'ossigeno nelle stanze, l'ospedale non funziona. Quindi il problema è sentito, perché su certe problematiche sono sentite queste cose. Poi io non l'ho detto, ma come era per il 2008, la norma specifica quando si deve guardare in maniera più specifica al problema non strutturale e quando in qualche modo la verifica su non strutturale è più semplificata, però su certe cose capite che c'è un'attenzione sul nostro strutturale, è giusto che ci sia, anzi probabilmente per il normatore l'interesse è sul nostro strutturale, perché ormai sullo strutturale si sa tutto, ok? Beh, un'altra cosa che però vi faccio vedere solo perché queste slide sono raccolte nel testo, no? Non so, non penso, però io ve le lascio, nel senso lascio il PDF all'ingegnere Pica, quindi poi insomma si possono spedire via me. Vi vengono spedite, sì. Quello che cambia anche la formula per calcolare l'azione della forza applicata, che so, al condizionatore che sta appeso là sul muro, però diciamo questo ci vado, la dico solo velocemente, en passant, c'è una formula diversa che è strutturata concettualmente in maniera più semplice, cioè se c'è un condizionatore appeso là, quel condizionatore si dice che è sensibile alle accelerazioni, nel senso che se viene scosso da un terremoto, cioè balla là sopra, la forza che riceve è proporzionale alla sua massa, più è pesante più c'è una forza che tenderà a strapparlo dal muro. Questo è il concetto su cui si basa la nuova forma della norma. Nel capitolo 7, dove ci sono i famosi fattori di struttura Q, viene introdotto una nuova categoria. Se vi ricordate, là c'è la categoria delle strutture a pendolo inverso, che più o meno diciamo raccoglie la categoria delle strutture prefabbricate, più o meno, perché dipende dalle condizioni, però più o meno strutture prefabbricate. Oggi c'è una nuova categoria che si chiama struttura a pendolo inverso intelaiate monopiano, in cui i coefficienti di struttura Q sono molto più elevati di quelle a pendolo inverso.
E infatti la giustificazione è che le strutture a pendoli bassi intelaiate sono strutture sempre in monopiano, però che hanno un grado di connessione anche in sommità. Quindi significa che sono delle strutture in cui si intende una dissipazione non soltanto alla base della colonna, ma anche in sommità. E quindi c'è una nuova categoria introdotta nella tabellina dei fattori. Una domanda, ma la sua fissione può essere in trancelliera o no? In teso a telaio, funzionale tra i castri? C'è una definizione che vi leggo qua. I pilastri sono incastrati in sommità. Perfetto, quindi la definizione è chiara. Quindi la cerniera non va. Però nelle due direzioni un capannone è molto difficile. Però sulla direzione di luce forte è impossibile ottenere il castro. Qua dice in cui i pilastri sono incastrati in sommità le travi lungo entrambe le direzioni dell'edificio, quindi specifica chiaramente su due cerni. È vero quello che dice, è sicuramente vero che sul fronte delle strutture prefabbricate, come sa, c'è stata sempre questa diatriba, diciamo, abbastanza storica sul fatto che c'erano quelli che producevano, i prefabbricatori che spingevano verso una semplificazione della tecnologia di prefabbricazione. Poi si è visto quello che è successo in Emilia, no? In cui non esistevano nemmeno gli spinotti e quindi danni enormi dal punto di vista economico. E adesso quindi ci si sta convincendo verso una produzione anche di strutture prefabbricate che abbiano sempre più un concetto di semi-incastro, non incastro perché è difficile realizzare, ma quantomeno uno spinotto o due spinotti, per meglio dire, che possono evitare i problemi dell'Emilia. Quindi la tendenza è a quello adesso, o meglio, si è finalmente preso coscienza che la struttura semplicemente appoggiata aveva sicuramente una facilità di realizzazione, però è risultata estremamente vulnerabile al sisma. Ok? Questa è una novità, probabilmente una novità che non, diciamo, non sarà molto utilizzata, questo sono d'accordo con lei, però è già una novità interessante, diciamo così, concettualmente la sua introduzione. Un'altra cosa, secondo me interessante perché è una novità, la classica formula per il calcolo del periodo di vibrazione fondamentale della struttura, quella che il T con 1, che viene usato quando si fa un'analisi statica lineare, per chi faceva un'analisi statica lineare, che era C con 1 per H alla 3 quarti, se vi ricordate, con H altezza dell'edificio dalla fondazione, non c'è più, è stata sostituita da una che invece T con 1 per 2 radice di D, dove D è lo spostamento elastico del punto più in alto dell'edificio. Questa formula, che è diventata più complicata nella sua applicazione, perché io adesso non ho tempo di dirlo, ma per calcolare sto D, quindi questo spostamento massimo elastico in sommità, o si vede su uno spettro elastico, quindi lo spettro elastico, però sapete bene che vale per un sistema operato di libertà, quindi ci sta così una semplificazione, oppure non è facile valutarlo. Però quando si applica questa formula, vi posso dire che risulta essere più precisa rispetto all'altra, che come sapete risultava dare risultati buoni soltanto per edifici fino a un certo numero di piani, dopo o per tipologie costruttive particolarmente rigide o per edifici con numero di piani superiore a 3 non dava risultati molto attendibili. Questa qua è basata sullo spostamento e quindi risulta essere più attendibile, e poi in linea, ritorniamo a dire, con l'eurocodice. Così fa l'eurocodice, adesso così fa la normativa italiana. Per la valutazione dello stato limite di danno, come sapete, c'è da verificare che lo spostamento interpiano sia inferiore, sia contenuto rispetto a un limite che è dato come frazione dell'altezza interpiano, famosi 5 per 1000 per strutture classiche tamponature. Questo valore è stato integrato da altri valori, nuovi limiti di deformabilità, quindi sono stati introdotti,
vi dico uno su tutti, esiste un limite che si chiama tamponature con struttura portante di muratura confinata, e c'è anche altre piccole differenze. Comunque c'è una tabella che è stata modificata, quindi sussistono altri limiti. Il 5 per 1000 continua a sussistere, solo che è stato differenziato a seconda se la tamponatura ha un comportamento fragile o duttile. Se il comportamento è fragile, diciamoci la tamponatura in laterizio, classico comportamento fragile, è rimasto 5 per 1000. Se il comportamento è duttile, si passa al 7,5 per 1000. C'è una verifica al capitolo 7, nei dettagli costruttivi, che è una verifica di duttilità, anche questa della sezione, che sostituisce quella verifica che era legata all'armatura trasversale, al passo dell'armatura trasversale. Perché la sostituisce? In realtà è stata usata un'altra formula per fare questa verifica. La formula si basa sul concetto che la duttilità è funzione della capacità di confinamento delle staffe, e quindi sostanzialmente questa formula si basa sul rapporto tra il volume confinato, quindi diciamo, quello racchiuso nelle staffe, e il numero di staffe che fa questa azione di confinamento. Vi potrei dimostrare che la vecchia formula, se opportunamente trattata attraverso, diciamo, dei cambi di variabili eccetera, porta a questa nuova formula, quindi non è cambiato filosoficamente la verifica, però, o meglio, non è stata cambiata dal punto di vista della formula, però filosoficamente sì, perché è più giusto dire che la capacità di questi elementi di avere o meno una duttilità è legato alla capacità delle staffe di confinare o meno l'elemento strutturale. Non vi dico come, non vi spiego come si fa, uno per non tediarvi, due perché, diciamo, avete le slide qui, quindi potete vedere, ma il concetto è quello che ci siamo detti. Quindi volume del calciuzzo confinato rapportato al numero di staffe che esegue questo confinamento, non solo staffe ma anche legature, perché anche le legature danno un'azione importante a questa azione di confinamento. Famosa verifica nodo trave pilastro: c'è stato da un lato una semplificazione della verifica, perché è stata tolta quella formula NST fratto IA con B maggiore di 0,5 eccetera, e quindi su questo paragrafo si dà questa verifica, si dice che questa verifica è soddisfatta anche se sussistono delle condizioni legate a un passo minimo delle staffe nel nodo, quindi comunque ci sta un condizionamento importante. Però quantomeno è stata tolta questa verifica dei nodi non confinati, che, diciamo, spesso condizionava il soddisfacimento del livello di sicurezza della struttura. Vado veloce perché, sempre per non tediarvi, e sempre perché così cerchiamo di dire tutto. Un'altra novità nelle costruzioni in legno, che è stato introdotto il concetto per cui le strutture in legno, come sta scritto là, devono essere progettate con una concezione strutturale in accordo a un comportamento dissipativo o non dissipativo. Anche per il legno viene riconosciuto questo, che avete capito è la filosofia della nuova normativa, della possibilità di avere di strutture dissipative o non dissipative. Ovviamente nel legno sono i collegamenti che fanno questo, non l'elemento. Però è chiarito per la prima volta che c'è la possibilità di avere comportamento dissipativo o non dissipativo, esattamente come negli altri capitoli si fa questa differenziazione tra strutture dissipative e strutture non dissipative. Veniamo al capitolo 8, che secondo me è il più interessante in termini di novità, e soprattutto perché io penso che con questo capitolo 8 si lavorerà molto, cioè il professionista lavorerà molto sulle strutture esistenti. Quali sono le novità più importanti a mio avviso? Le ho cercato di riassumerle, ma non si legge assolutamente niente, quindi vi leggerò io in questi riquadri. Nel primo riquadro rosso in alto c'è scritto: le disposizioni di carattere generale contenute negli altri capitoli, quindi
Questo è il capitolo esistente, sta parlando degli altri capitoli, anche il settimo, che è il capitolo edifici nuovi. Le disposizioni di carattere generale contenute in questo negli altri capitoli costituiscono, ove applicabili, riferimento anche per le costruzioni esistenti. Mi sta dicendo quello che è applicato negli altri capitoli lo deve applicare anche questo. Poi dice subito dopo, ad esclusione di quanto indicato nella presente norma in merito a limitazioni di altezza, regole generali, prescrizioni sulla geometria, sui particolari costruttivi e fatto salvo quanto specificato nel seguito. Cioè ti sta dicendo, per la prima volta, perché sulla vecchia norma non era specificato, ti sta dicendo, attenzione, le costruzioni esistenti vanno trattate come le nuove, però ci sono delle eccezioni. Una di queste eccezioni, secondo me, e secondo anche l'interpretazione, diciamo, di chi si è messo a scrivere questa norma, è che non valgono ad esempio le limitazioni sulla resistenza del materiale, che è il secondo quadrante rosso, caratteristiche del materiale. Questo è un estratto dal capitolo 7, dove, come ben sapete, perché era presente anche sulla norma 2008, c'è scritto che non esiste, non è ammesso per strutture nuove l'uso di calcestruzzi con di classe inferiore a C20-25, ok? Resistenza cilindrica 20 MPa, senza pubblica 25. Lo dico perché è successo, e ne ho anche io esperienza personale, che spesso il verificatore, la persona, cioè il professionista chiamato a fare una verifica di vulnerabilità su un edificio esistente, abbia messo in relazione anche il fatto che il calcestruzzo individuato attraverso le carote o le prove distruttive e non distruttive abbia avuto una resistenza inferiore a C20-25 e che quindi l'edificio per questo motivo possa essere considerato non sicuro. Con questa frase, secondo me, il normatore ha inteso chiarire questo aspetto. Non è vero che una struttura esistente non va bene se ha un calcestruzzo di classe inferiore a 20. D'altronde, è esperienza penso di tutti voi, che non è facile trovare una struttura esistente che abbia una classe di resistenza, un FCM superiore a 20. Quindi questo non deve essere motivo per il professionista per arrivare alla conclusione non è sicura. Naturalmente la struttura non sarà vulnerabile sismicamente, sicuramente, quindi avrà un coefficiente di rischio sismico molto basso, ma non si potrà dire che quella struttura non è sicura perché non ha un calcestruzzo con resistenza FCM almeno pari a 20 MPa. Questo vale per il calcestruzzo, perché vi ho portato un esempio, perché diciamo mi è capitata una cosa simile, una relazione, è stata chiusa una scuola in cui una relazione in cui si diceva che c'era questo problema del calcestruzzo, non per incapacità del professionista, ma perché nella vecchia norma non era esplicitato in maniera chiara questo aspetto. E quindi secondo me questo, indicato nel primo riquadro, è un aspetto sicuramente importante introdotto alla norma. Sì, c'è questo riquadro in blu, infatti non volevo leggerlo, dato che lei me l'ha detto io lo leggo. Nel caso di interventi che non prevedano modifiche strutturali, il progettista deve valutare la loro possibile interazione con gli SLU e gli SLE della struttura o parte di essa. Vi spiego meglio. C'è stata una polemica importante sul fatto che, pur agendo su elementi non strutturali, per esempio muri divisori, il loro abbattimento potesse condizionare il comportamento strutturale di un'area. È stato chiarito attraverso questo riquadro che potrebbe esserci questo problema
supponiamo di avere una struttura esistente, quindi molto datata, in cui, come sapete, spesso i muri, i tramezzi, pur non essendo portanti, rappresentano un aiuto per la struttura, soprattutto per i solai molto imbarcati. Il normatore, con questa frase in blu, ha detto: attenzione, io non ti dico che non puoi abbattere i tramezzi, non ti dico che i tramezzi sono strutturali, ti dico soltanto che è onere tuo decidere se quei tramezzi possono condizionare il comportamento della struttura o meno. Ok? Ed è questa un'altra cosa importante, che era già presente sulla vecchia norma, attenzione, ma non era ben specificato, per cui spesso si sono avute situazioni per cui liti, diciamo, tra condominio, per cui il piano di sotto, quello dice: mi sono trovato il pavimento spaccato, quello ha detto: ma io ho tolto solo i tramezzi, quindi non devo andare a giudizio civile, eccetera. In questo caso la norma ti sta dicendo: guarda, è vero che non è strutturale il tramezzo, quindi abbattilo facendo la scia, fai quello che vuoi, però se accade la lesione sopra significa che era strutturale, e quindi poi il problema è tuo. Ok? Ritornando al primo riquadro rosso, in cui cioè si diceva che in cui la norma dice: attenzione, tutto ciò che è presente nei capitoli precedenti all'8 va applicato anche per le strutture esistenti a meno di, significa che non vanno applicate tutto quello che vedete entrare qua, che sono il capitolo dei dettagli costruttivi, che fa tanta paura, diciamo, che faceva tanta paura a noi quando facevamo le verifiche, e quindi tutto ciò che riguarda travi, pilastri, minimi di strato, eccetera, eccetera. Ok? Veniamo al paragrafo della valutazione della sicurezza, che secondo me è il più importante. In questo paragrafo, sempre in rosso, ho indicato questa frase: la valutazione della sicurezza di una struttura esistente è un procedimento quantitativo. Cioè, per la prima volta la norma spiega cosa è la verifica di vulnerabilità di un edificio o di una struttura. È un procedimento quantitativo, cioè mi sta dicendo: tu alla fine mi devi dare un numero, ok? Che, come sapete, si chiama indice di vulnerabilità o indice di rischio, e poi vedremo come viene chiamato, quale simbolo è usato. Questo procedimento quantitativo è volto a determinare l'entità delle azioni che la struttura è in grado di sostenere e, una seconda frase, l'incremento del livello di sicurezza si persegue essenzialmente operando sulla concezione strutturale globale con interventi anche locali. Cioè la norma ti sta dicendo: guarda, se tu fai interventi locali, e questi interventi sono in grado di migliorare la sicurezza della struttura, anche questo intervento può essere considerato come un miglioramento sicuro. Ok? Ultimo riquadro in basso, che lo stesso non leggete, l'ho cerchiato perché è una novità. Sta scritto: opere. Qua in questo paragrafo si dice quando è obbligatorio fare la verifica di sicurezza. Se vi ricordate, c'è da fare la verifica di sicurezza quando ci stanno riduzioni evidenti della capacità resistente, quindi quando ci sta un fenomeno di degrado importante, un danneggiamento importante, quando ci sta un cambio di destinazione d'uso. Però c'è anche un'altra cosa, ultima frase indicata in rosso: è obbligatorio fare la verifica di sicurezza quando ci sono opere realizzate in assenza o difformità del titolo abitativo. Ma abitativo intendi il permesso di costruire o l'abitabilità? No, permesso di costruire. Cioè, l'abitabilità è un concetto, no, perché, diciamo, uno che può pure... si chiama, è chiamato male, però è un concetto su cui la norma non entra. Continua dicendo: o in difformità le norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento delle costruzioni. Perché è importante questo riguardo, questa aggiunta? Perché quando c'è stato il problema del condono e dei vari condoni che si sono succeduti, si è arrivata a dire famosa richiesta della certificazione statica, se no non si veniva dal suo condono. Certificazione statica che però non significa niente,
che con questo, questa frase si chiarisce che quel concetto di certificazione statica è in realtà la valutazione della sicurezza, che poi può essere fatto per carichi verticali solo o per carichi orizzontali, cioè sismici, come vedremo tra poco, ma rientra nella filosofia della valutazione della sicurezza che la norma disciplina. Ok? Quantitativo. Non vi ho letto un'altra fase, qua dice la valutazione della sicurezza bisogna farla, quindi anche questa quando c'è il condono eccetera, va argomentata con apposita relazione e in maniera quantitativa, quindi col numero. Quindi va fatto un calcolo. Va fatto un calcolo, va fatto una verifica di vulnerabilità. Quindi va fatto una verifica. Va fatto esattamente quello che si farebbe. Come norme dell'epoca dell'abuso. Va fatto con la norma che è vigente nel momento in cui vuoi sanare l'abuso. Ma l'abuso è stato sanato nell'85. Attenzione, però. 20 anni fa. Voglio richiedere oggi, vado a richiedere oggi. Il concetto è che tu vai a sanare oggi, per cui le persone entrano in una struttura oggi. No. Quello che viene chiarito, però lo vediamo dopo, rispondo alla sua domanda, secondo me in questo modo, è che viene specificato che non esiste solo una sicurezza sismica, esiste una sicurezza per carichi verticali. Certamente. Che è quella che va valutata, perché sismicamente non sarà mai a posto la struttura. Certo. Questo però è un concetto che viene chiarito con la nuova norma, con l'introduzione apposito coefficiente, famoso indice di sicurezza, che vedremo tra poco, viene dalla norma indicato come esistenza di indice di sicurezza per carichi sismici e di sicurezza per carichi verticali. Ok? Non so se ho risposto alla sua domanda. Mi dico. No, il problema è questo: se l'abuso è avvenuto nel 1990 e io sto oggi regolarizzando da un punto di vista amministrativo, cioè il condono è un condono di quelli passati, però oggi sto definendo la pratica amministrativa, io devo valutare all'epoca dell'abuso o a oggi che sto certificando? Allora, perché possono essere cambiate le condizioni dei materiali e di quant'altro. Non c'è dubbio. Per come è stata introdotta questa frase nella norma, secondo me l'interpretazione è che vada valutata adesso, con la norma di adesso. Quindi anche se il procedimento amministrativo è iniziato 8 anni fa. Se poi ci sarà qualche chiarimento, no, vedremo. Però per adesso l'unica frase introdotta è questa e secondo me va interpretata nel modo in cui vanno interpretate le altre. No, le spiego. Ci sono dei comuni. Certo, mi è chiaro che ci sono situazioni pregresse di anni. Classificati sismicamente. Postumo, nel 2005, 2003. Per cui io non posso mai certificare... Una norma detto che sismicamente lei la retroattività perché è chiaro che non sarà una certificazione sismica, ma statica. I carichi antropici non sono cambiati. Comunque, andando avanti, che forse chiarisce anche questo aspetto di cui stiamo chiacchierando adesso, un'altra frase importante. Non adesso, lo chiarisce dopo. Un'altra cosa importante che sta introdotta nella norma, sempre il capitolo 8.3, è quando sia obbligatorio la verifica, importazione. La verifica della fondazione. Come sapete, la fondazione è quella più complicata da verificare, ma non tanto è diciamo, più sicura dal punto di vista softwareistico, ma quanto dal punto di vista della conoscenza della fondazione. Spesso non si hanno disegni, spesso non si ha, quindi di conseguenza l'armatura, se una fondazione di strumento armato, e spesso è difficile anche fare dei saggi in fondazione. La norma ha introdotto questo paragrafo che dice sostanzialmente, non ve lo leggo tutto, lo leggete voi, ma dice sostanzialmente che se non vi sono grandi dissesti, cioè se non vedete lesioni importanti, oppure se non ci sono fenomeni di scorrimento della costruzione in atto, se non ci sono fenomeni di liquefazione del terreno, eccetera,
si può omettere la verifica delle fondazioni quando si fa la verifica di vulnerabilità della struttura in elevazione. Questo aiuta molto. Aiuta molto. E questo concetto è stato introdotto, è stato preso non tanto dall'Eurocodice quanto da quello che già si faceva, questo elemento era stato per gli edifici monumentali. Gli edifici monumentali c'erano indicate c'era questa indicazione, cioè si diceva: attenzione, se tu non hai lesioni, il problema, non hai un pendio, non hai instabilità, non hai liquefazione, eccetera, non fa la verifica di fondazione. Anche perché con gli edifici monumentali non soltanto ci sta la difficoltà di scavare, ma spesso, nel senso che tecnicamente non è possibile scavare, ma spesso non puoi nemmeno farlo, perché se va a toccare le fondazioni ti arrestano, perché l'edificio è sottoposto a mille vincoli. Quindi questa cosa era già presente, mi pare su uno PCM del 2005-2006. Ora è stata ripresa ed è stata messa qua per tutte le costruzioni. E questo secondo me è un aspetto importante. Adesso non ho capito il discorso di liquefazione. La liquefazione ce l'ho quando c'è il sistema, se non c'è liquefazione. C'è uno studio, qua lo dice sotto, non l'ho detto, diciamo tu devi documentare che sulla base di... che non ci sia esattamente, durante... esattamente. Devi dimostrare che soffuggio. Cosa? Su sabbia, in falda, c'è secchio. Devi dimostrare che non c'è... Allora, leggo la frase. Allo scopo di verificare la sussistenza delle predette condizioni si farà riferimento alla documentazione disponibile ci sarà un giudizio motivato del professionista incaricato sul volume di terreno significativo e sulle fondazioni, eccetera, eccetera. Quindi, naturalmente ci sono condizioni per cui è impossibile dimostrare questo. Però, secondo me, questo è un passo avanti importante, perché, ribadisco, spesso si ha una impossibilità di andare a verificare le fondazioni, a conoscere le fondazioni e di conseguenza a verificarle. Quindi questa frase in qualche modo legittima quello che era questa impossibilità del professionista. Naturalmente va poi, sta diciamo alla responsabilità del professionista dire che, cioè, fare una relazione che motivi questa l'impossibilità che avvengono queste cose oppure no. Qualcuno voleva... Allora, siamo quasi alla fine di questa cosa, quindi resistete un altro po', quindi, ho quasi finito. Un concetto importante che è stato introdotto è l'indice di vulnerabilità, che viene chiamato per la prima volta un nome, si chiama Zeta con E, alcuni dicono Z, in realtà secondo me si dice Zeta, perché la lettera greca, quella là, la specie diciamo di E, e zita con E. La E penso sia per earthquake, quindi dico questo perché esiste poi, e sta nella seconda parte del riquadro giallo, una zita con V, cioè esiste un indice di rischio, perché quello più precisamente si chiama indice di rischio, comunque un indice che valuta la sicurezza del manufatto per azioni sismiche e si chiama zita con E. Naturalmente questo indice va da 0 a 1 o da 0% a 100% secondo come lo scrivete, ma esiste anche un zeta con E, zeta con V, scusatemi, perché è verticale, quindi ci sta la V, che significa penso vertical, dato che la E sta per earthquake dell'inglese. Questo zeta con E, nell'introduzione di zeta con E, però, è anche detto una cosa, è detto che è necessario, e riquadro rosso sotto, è necessario adottare provvedimenti restrittivi all'uso della costruzione e procedere a interventi di miglioramento o adeguamento in caso in cui non siano soddisfatte le verifiche relative alle azioni controllate dall'uomo, ossia legate ai carichi permanenti e alle altre condizioni di esercizio. Cioè, perché dico che è importante questo riguardo? Perché il normatore dice: attenzione, tu devi adottare provvedimenti restrittivi, cioè devi chiudere la scuola se soltanto se hai un problema per carichi verticali. Il normatore non dice esplicitamente per carichi orizzontali se non hai problemi lasciala aperta, attenzione, perché diciamo, non si è spinta a dire tanto, tranne una frase che poi faccio leggere, che però è un po' ambigua. Però questa frase introdotta qui già ci dice molto, ci dice: guarda, i provvedimenti li devi prendere se hai un problema per carichi verticali.
Quindi se la tua scuola 0.989,985 l'indice di sicurezza, non sei costretto a farla chiudere. Questa è una novità fondamentale, basata, diciamo, dicevo con un sorriso, ma basata proprio su quello che sapete, capitato là alla scuola di dove era Grosseto, forse il chiamato di Grosseto, la provincia di Latina, non mi ricordo, in cui la scuola, in cui il giudice ha detto, ha condannato il sindaco perché non ha chiuso una scuola con indice di vulnerabilità 0,985. Ad avercene scuole in questo territorio con indice di vulnerabilità 0,985. Questa frase in rosso, quindi, secondo me è fondamentale, perché vi dice: attenzione, tu verificatore devi comunicare alle autorità competenti, in questo caso il sindaco se si parla di una scuola, e tu sindaco che sei proprietario della scuola devi adottare delle misure, dei provvedimenti restrittivi. Se hai un problema per carichi verticali, azioni antropiche controllate dall'uomo, ossia carichi permanenti, non e altre azioni di servizio, vabbè, insomma, quindi azioni carichi verticali, non sisma, ok? Ripeto, non dice esplicitamente non sisma, però già è fondamentale questa frase. Precedentemente c'era un'ordinanza, mi pare del Presidente del Consiglio dei Ministri, che diceva che sei obbligato a verificare, ma a programmare i lavori, ma non a chiudere pure. Cioè pure, esatto, pure a lasciare un po' aperta. Nell'ordinanza si diceva l'obbligo è quello di sapere, quindi di controllare come stai messo. Anzi, si diceva di più, perché ci si legava poi a un altro documento dell'ufficio tecnico civile dell'Emilia Romagna, in cui si diceva tu devi sapere come stai e devi anche saper confrontare i risultati, per cui devi dirmi, programmare gli interventi. Ma se non hai soldi, tempo di intervento, se non hai soldi non devi fare niente, però diceva tempo di intervento si chiama, quindi dice devi sapere, devi dirmi se intervieni su questo, su quell'altro. Non è stato sufficiente. Perché... Adesso invece non è stato sufficiente, perché c'è stato quel tribunale che ha chiuso. Catanzaro, per esempio, ha chiuso dall'oggi al domani 5 istituti. Per dire. Adesso invece si chiarisce, perché sul documento tecnico nazionale, no, quello più importante, che quello che bisogna fare, quello che il proprietario dell'edificio deve fare, è di andare ad adottare provvedimenti restrittivi nel caso di problemi con carichi verticali, ma non si parla di sisma. Un altro pezzo della norma, c'è anche scritto che la restrizione può essere parziale, cioè c'è anche detto che tu puoi chiudere, declassare o declassare, ma anche, dicevo, chiudere una parte della, una parte. Dicevo, quindi si potrebbe anche arrivare a chiudere una parte della struttura, ma non a chiuderla tutta. Naturalmente poi ci sta un concetto, diciamo così, di sicurezza intrinseca, nel senso che il danno su una parte potrebbe poi implicare il danno sull'altra parte, però questi sono discorsi un po' più complicati che non facciamo adesso. Però secondo me questa frase in rosso è fondamentale. Cosa si può fare se un edificio è vulnerabile per carichi verticali o per sisma? Si può fare un intervento di riparazione, di miglioramento e di adeguamento. Questi erano gli interventi che già erano previsti prima. L'unica cosa che sono stati ribaltati, cioè c'era prima adeguamento sopra, e poi miglioramento. Ma l'hanno messi come secondo me è più giusto fare, cioè io metto prima la riparazione, poi il miglioramento e poi l'adeguamento. In questa successiva slide vi faccio vedere cosa dice per gli interventi di miglioramento. Quindi miglioramento, ricordiamoci, significa che io non devo arrivare a uno, no? Cioè a livello di sicurezza massimo migliore un decimo. Però per il miglioramento mi dà delle condizioni da rispettare per quelli che chiami classe, edifici classe 3 ad uso scolastico, cioè le scuole. Mi sta dicendo che se io faccio un intervento di miglioramento,
per la, vabbè, vi leggo quello che sta scritto qua. Per le costruzioni di classe 3 ad uso scolastico, a seguito degli interventi di miglioramento, non si può raggiungere un coefficiente zeta con E minore di 0,6. Cioè sta dicendo, guarda, se tu metti mano alla scuola, perché hai trovato i fondi, la programmazione, eccetera, e stai facendo il miglioramento, quella scuola deve arrivare a 0,6, al 60%. Ok? Questo 60% presente per la prima volta un numero definito sulla norma. In realtà deriva da quello che sta fatto all'Aquila, come sapete meglio di me, si davano i fondi, i contributi per chi arrivava almeno al 60%, infatti tutte le strutture, tutti i progetti sono stati fatti per arrivare al 60-61%. Inoltre si dice un'altra cosa, dice che per tutte le altre strutture, quindi a discussione delle scuole, quindi le strutture di classe 2, una nostra abitazione per civile abitazione, civile abitazione, se tu fai un intervento di miglioramento, un progetto di intervento di miglioramento, l'incremento della classe deve essere almeno pari a 0,10, almeno pari al 10%. No, l'incremento. L'incremento. Quindi se è 0,8 di partenza, 0,9 già va bene. Ho detto intervento. Incremento. 0,10, 10%. Cioè se tu parti da 0,1 devi almeno arrivare a 0,2, se no non lo puoi fare, non è considerato un miglioramento. Come vedremo, perché è stato scelto 0,1, 10%? Perché questo range è proprio quello che considera il sisma bonus. Si passa una classe all'altra con un range del 10%, in alcuni casi 15, ma mediamente le varie classi, quella dei frigoriferi, no? A, B, C, D, E, F, G, al contrario G, F, G, eccetera, sono scalate migliorando l'indice di vulnerabilità sismica del 10%. Ok? Vado avanti. Italiani, professore, mi scusi, un po' più. Dobbiamo riscontrare per forza uno. Cosa? Sì, sì. Verticali. È la frase che vi ho detto prima. Tu devi inibire l'uso della struttura se non stai a zeta V uguale a 1 per carichi verticali. Quindi quella è la cosa sicura ed è giusto così, perché il problema dei carichi verticali tu ce l'hai sempre. Invece i carichi orizzontali, vedi terremoto, è legato a un concetto probabilistico di evento sismico, di conseguenza io non posso inibire l'uso della struttura legandolo a un concetto aleatorio, per cui un terremoto potrebbe non vederlo mai quella struttura durante la sua vita, potrei prima abbatterla e poi magari arriva un terremoto, potrebbe beccarsene anche due di terremoti, ma il concetto, come sapete, è probabilistico e si ragiona in maniera cinica, ma dico io ai miei studenti, in questo modo. Prego. È anche economico, nel senso che il concetto cinico è legato proprio su parametri economici. Una domanda. Sì. Sull'università io ho un dubbio, perché parla sempre di forza sismica, ma avrebbe detto meglio accelerazione, perché può essere visto anche in termini di tempo di ritorno che non ha lo stesso andamento, non sono linearmente collegati accelerazione e tempo di ritorno, quindi è ambiguo lo 0,6 espresso in termini di accelerazione o in termini di ritorno. Però il concetto è legato, questo lo posso dire, insomma, se lei guarda la norma assieme, quindi gli altri paragrafi li incrocia, vede che è legato a un concetto di azione sismica applicata sempre esattamente. E quindi non è detto in maniera esplicita, sono d'accordo con lei, però il concetto è quello. Okay. Prego. Andiamo all'adeguamento, che c'è un'altra novità importante. La parola adeguamento, come sapete, significa arrivare al 100%. E nel paragrafo adeguamento, già nella vecchia norma, era indicato quando era obbligatorio farlo, cioè quando era obbligatorio arrivare al 100%. I vari casi sono sopraelevazione della costruzione, cioè se tu vuoi costruire un altro piano non c'è niente da fare, la struttura va adeguata e quindi bisogna che tutta la struttura arrivi ad un indice 100%. Ci sono altri casi che erano già presenti che vi ricordo solo velocemente. Ampliare la costruzione mediante diciamo opere strutturali che modificano la concezione strutturale della stessa, apportare variazioni di estensione in uso che comportino scarichi in fondazione superiore al 10%,
Ok. I casi sono indicati con lettera A, B, C, D, E. La novità qual è? La novità è che la norma dice ancora che l'adeguamento bisogna farlo arrivando al 100%. Però dice, attenzione, nei casi C e C qual è? Questo qua della variazione dello scarico in fondazione contenuto nel 10%. E invece è apportare modifiche di classe d'uso che conducano a costruzioni di classe 3 ad uso scolastico. Quindi sta dicendo che nella classe, scusate, nei casi C e si può assumere anche un indice ZE pari a 0,8. È considerata adeguata. È considerata adeguata. Naturalmente fa un po' sorridere il fatto di adeguato. Adeguato significa 100%, no? Ma perché vogliamo l'80%? Cosa cambia? In realtà cambia molto perché... Non lo vuoi raggiungere. No, dico, cambia molto perché l'80%, anche in questo caso, è visto come un fatto concettuale. Una nuova struttura deve stare al 100%, perché nasce nuova e quindi, se è fatta bene, sta al 100%. Una vecchia struttura che già ha subito una storia, forse anche di terremoto, e ha vissuto in questi anni, perché non considerarla adeguata, quindi in salute, mettiamola così, anche se sta all'80%? Anche perché dall'80 al 100 è esponenziale il discorso. Man mano che si avvicina al 100 è sempre più anche economicamente importante, esatto, l'intervento che viene fatto. Quindi una novità, secondo me, da sottolineare è quella che si può arrivare ad adeguare anche all'80%. Ultima slide su questa confronto della normativa, ve l'ho riportata proprio per un focus veloce. Ci sono nuovi materiali presenti nella nuova norma. Capitolo 11 si parla di calcestruzzo fibro rinforzato, FRC come si chiama solitamente. E qui, insomma, c'è la possibilità. Prego. Velocemente sul sisma bonus, tanto sono cose che ormai sono state ampiamente digerite, le dico quindi velocemente, solo anche in questo caso rappresentando gli aspetti secondo me più significativi. Sapete anche che il sisma bonus si applica in due modi, semplificato e ordinario, convenzionale si chiama. Quello convenzionale è quello che fa fare il programma, cioè vi dà un indice vulnerabilità pre, ante opera e post opera. Metodo semplificato, la norma vi dice, le linee guida vi dicono ok, fai certe cose e arrivi ad applicare il sisma bonus. La differenza qual è? È che mentre il metodo convenzionale vi permette di avere un passaggio di classi in base a quello che volete fare, quindi potete avanzare di 4, 3, 5 classi in base a quello che volete fare, il metodo semplificato potete fare quello che volete voi, avanzate sempre di una classe. Quindi se stavate in G andate in F, quindi è semplificato, però diciamo dall'altro canto vi dà quest'altro onere. Allora vado velocissimamente. Per applicare il sisma bonus si deve partire da un nuovo concetto, l'unico nuovo concetto. Nel sisma bonus non si parla di periodo di ritorno, T con R, ma si parla di lambda, frequenza media annua di superamento. Non è altro, la lambda, non è altro che 1 su T con R, cioè l'inverso del periodo di ritorno. Quindi se il periodo di ritorno è 475 anni, se voi fate 1 su 475 vi trovate 0.0021, cioè 0,21%. Ok, quindi non è nuovo, però niente diciamo di così complicato. Esiste quindi un lambda per tutti e quattro stati limite che conoscete: stato limite di operatività, ultimo, vita e collasso, 3,3%, 2%, 0,21 e 0,10, che un edificio nuovo, quindi progettato con Hyperspace. Che classe di rischio sismico ha? Ha una classe B, perché se voi andate a vedere le tabelline vedete che la classe B ha tra l'80 e il 100% di indice di vulnerabilità. Quello che si chiama ISB è quello, si chiama indice di sicurezza strutturale, sarebbe quello Z con E che abbiamo visto in norma, quindi è l'indice di rischio sismico.
In realtà si deve guardare anche il PAM, che sapete essere l'altro indicatore che si usa insieme al, all'indice di rischio, però per la nuova costruzione, se vi fate i conti, esce un PAM di 1,13%, e nella tabellina si vede che 1,13% significa classe A, però siccome il rischio sismico è calcolato guardando le due tabelline assieme, prendete il minore, nella prima tabellina era B, qua in A significa che un edificio nuovo è B, ok? Quindi già questo però è un concetto importante, perché non si deve pensare che un edificio nuovo nasca in classe A, classe B, non è come il frigorifero, lo vado a comprare oggi, se non mi prendo classe A, sto prendendo un frigorifero che costa parecchio, che consuma parecchio, classe B è una struttura nuova, ok? Io in realtà presenterò un solo caso per un fatto di brevità. Vi presentavo due casi, poi vi lascio le slide, sono la stessa cosa. Vi presento due casi che sono dei casi reali di applicazione del sisma bonus. Un edificio in cemento armato e un edificio in muratura, entrambi all'Aquila. Sono dati che mi sono stati forniti dai colleghi docenti dell'Università Federico II, Andrea Prota e Marco Ludovico. Quindi sono dati reali, sono strutture reali fatti su costi reali. L'edificio A, in cemento armato, è un edificio di tre piani. È un edificio che ha una carenza di dettagli antisismici, perché mi pare che del 1970, ha un calcestruzzo abbastanza scadente, 14 megapascal. Ritorno al fatto di prima, 14 minore di 20, del minimo per gli edifici nuovi, ma non va demolito perché ha un calcestruzzo minore di 20. Ok, prendo il programma di calcolo, in questo caso prendo il programma della SOFT, della BP Space, mi faccio dare l'indice di vulnerabilità sismica, quindi col zeta con E, che qua ho chiamato alfa perché prima si chiamava alfa, che non è altro che un rapporto tra una PGA di capacità e una PGA di domanda. Ribadisco che non scendo nei dettagli di queste cose, poi se ne volete parlare ne parliamo. In questo caso, che questo edificio reale mi dà un indice di vulnerabilità sismica a 12,5%. Il sisma bonus, per essere applicato, vuole che questo numero, 12,5%, si trasformi in un periodo di ritorno. Ok, se lo trasformo attraverso una formula mi esce 3 anni, cioè in pratica sto dicendo, se l'edificio fosse stato nuovo io l'avrei progettato per resistere a un'azione sismica di 475 anni, questo mi resiste un'azione di 3 anni come sta mo. Ok, quindi è molto vulnerabile dal punto di vista sismico. Cosa devo fare di questo indice? Lo devo mettere in questa curva che si chiama curva PAM, perdita media annua attesa, PAM significa. In sostanza questa curva si costruisce per punti e costruendola per punti si misura l'area sottesa a questa curva, questo che vedete indicato in verde. Quest'area, se la vado a misurare, mi esce 8,2%. Se la vado a rapportare alla tabellina della norma, le tabelline della norma mi dicono, attenzione, per questo valore tu stai in classe G. Ok. Per l'indice invece di rischio sismico io stavo in classe F, quindi l'alfa del 12,5% che ho visto prima. Siccome vale il minimo dei due, questo edificio è G. Quindi per me sto frigorifero è G. Che faccio? Progetto un intervento di rinforzo. Rinforzo, per esempio, che ho fatto con FRP, fasciature di nodi, pilastri e travi, che sono gli elementi più con maggiore deficit in termini di resistenza, arrivo a un coefficiente zeta con E pari al 63,5% con questi interventi, il mio T con R passa da 3 anni, vi ricordate, a 142, non sto ancora a 475 anni di edificio nuovo, ma mi sono molto avvicinato a questo, molto migliorato le mie performance. Vado di nuovo sulla curva PAM, rifaccio tutti i calcoli e vado a definire di nuovo l'area. Questa volta l'area è molto più piccola, perché sta curva funziona che minore l'area meglio stai. Questa volta sto in classe B per il PAM e sto in classe B anche per l'indice di vulnerabilità sismica. Questa volta le classi sono due, sono arrivato a classe B. In sostanza, attraverso l'intervento sulla la fasciatura di pilastri, nodi e travi con FRP, passo da una classe G della situazione anteopera a una classe B della situazione post-opera. Apre e chiude parentesi.
ho potuto fare questo miglioramento sismico su questa struttura perché non avevo problemi in termini di stato di medi danno, perché come sapete la fasciatura con FRP agisce sulla resistenza, non certo sullo spostamento, quindi non migliora la rigidezza del sistema ma soltanto la resistenza. Ho incrementato di 5 classi. Se fossero stati fatti interventi locali, o meglio, se fosse stata applicata la verifica semplificata, come vi ricordate, io avrei potuto avere soltanto un miglioramento di una classe. Ma cosa significa fare verifiche interventi semplificati? Bisogna mettere telai in entrambe le direzioni, diciamo le quattro cose. Telai in entrambe le direzioni, qua ci stanno già, quindi non avrei dovuto fare niente. Confinamento di tutti i nodi perimetrali, cosa che io ho già fatto con il mio intervento. Antiribaltamento di tutte le temperature degli edifici. In sostanza, è vero che posso applicare una procedura semplificata, però è vero che anche vero che secondo me in questo caso la procedura semplificata è un costo e poi mi porta ad avere un solo aumento di classe. Cioè ho fatto tutto questo, ho speso tot soldi per dire che il mio edificio adesso non è più G ma F, e che appetibilità ha un edificio di classe F? Secondo me nessuna rispetto alla G, invece B è un'altra cosa. Vado alla conclusione. Mi salto l'edificio in muratura, perché c'è anche sempre in muratura, poi ve lo vedete voi. Allora, la conclusione è questa. Il costo di miglioramento stimato, costo reale per questo edificio, è di 200.000 euro. Ci sono tre unità abitative all'interno di questo edificio. Come sapete, ogni unità abitativa ha la possibilità di avere detrazioni su un massimo di 96.000 euro. Quindi se fate 96 per 3 vi trovate circa 300.000 euro, quindi andate a superare quello che è il costo di miglioramento. Ok? E quindi sostanzialmente questo per dire che questo esempio fa capire che quel 96.000 euro è un numero che è stato valutato, non è stato dato a caso. Come vedete anche col caso 2 in ufficio in muratura c'è un numero che non è stato dato a caso.